Oggi inauguriamo il punto di soccorso SOS Equitalia qua in Toscana, a Pisa, in via Fiorentina 214C. Tutti i cittadini che hanno perplessità sulle proprie cartelle esattoriali verranno qua e troveranno un punto di ascolto e di assistenza. Noi oggi portiamo a livello regionale in Toscana una battaglia che è stata una delle nostre priorità da quando siamo entrati in Parlamento. Avevamo presentato anche una proposta di legge per abolire Equitalia, la maggioranza, il PD e in particolare Matteo Renzi hanno bocciato quella proposta, noi non ci siamo fermati a quello e adesso dimostriamo ai cittadini che andiamo oltre quello che è la nostra battaglia in Parlamento, la portiamo anche sul territorio e decidiamo di stare vicino ai cittadini su un problema che loro sentono molto sulla loro pelle. Diciamo che ad oggi questo punto rappresenta la sicurezza e la protezione che il Movimento 5 Stelle vuole dare al cittadino. Oggi già abbiamo delle minacce esterne, i cittadini italiani già si sentono poco sicuri, non possiamo avere altre difficoltà o uno Stato che ci attacca invece che ci protegge. Allora noi facciamo questa attività che mette in connessione molti punti in tutte le regioni d'Italia e che ci daranno anche degli strumenti legislativi in modo tale da poter attaccare Equitalia a 360 gradi e finalmente abbattere questo mostro. E operativamente, concretamente, cosa farà il punto SS Equitalia? Allora, il punto è aperto ogni mercoledì dalle 15 alle 17 e tutti i cittadini possono scriverci sulla mail antiequitalia.toscana@gmail.com o chiamarci al numero di telefono 050 98 05 59. Chiudo io dicendo che questi punti esistono soltanto grazie all'apporto dei cittadini. Abbiamo 9 punti in tutta Italia che si reggono soltanto grazie al fatto che c'è la possibilità di alcuni professionisti che si mettono a disposizione e vogliono aiutare altri cittadini. C'è da ricordare una cosa, noi in questo momento abbiamo 9 punti e l'obiettivo è di averne uno per ogni regione d'Italia, ma chiaramente la cosa che vorremmo è che alla fine questi punti scomparissero perché finalmente abbiamo abolito questo mostro.